Grazie, buonasera a tutti. Molti molesi sono affezionati a questo edificio perché hanno frequentato la scuola elementare in questo luogo qui. Però molti non sanno che noi ci troviamo di fronte a un edificio, io lo ritengo straordinario. Straordinario perché soprattutto le persone che hanno reso tale questo edificio. Le persone che hanno reso tale l'edificio sì dal 1688 erano le suore di Santa Chiara, che vivevano nell'antica città di Mora nel Borgo Antico, che ormai avendo raggiunto un forte grado di spiritualità, loro avevano la necessità di vivere in piena spiritualità in un luogo adatto alle loro esigenze spirituali. E per far sì che questo si sorgesse, questo edificio, loro hanno effettivamente fatto un'operazione, io la definisco un'operazione templare, nel senso che hanno reso questo luogo un luogo sacro. Ma loro che cosa avevano? Perché queste suore avevano questo tipo di conoscenza? Noi sappiamo che le suore di Santa Chiara sono le sorelle di San Francesco d'Assisi. E San Francesco d'Assisi è stato quel personaggio straordinario che, spogliandosi dei metalli, ha affrontato questo percorso spirituale. È la prima operazione, diciamo, di architettura che ha fatto San Francesco d'Assisi, è stato proprio il recupero della chiesa di San Damiano. Cioè lui ha capito che vivere in un tempio era come vivere in Gesù Cristo. Allora le suore, diciamo, poi chiaramente San Francesco non solo era un semplice personaggio, ma era circondato da frati piuttosto esperti. Uno di questi era Frate Elia, che era un grande esperto di geometria sacra, poi addirittura era grande amico di Federico II, e quindi gli storici pensano che lui abbia pure contribuito alla costruzione di Castellamonte. Allora le suore, in questo caso, avendo ereditato questo pensiero spirituale e la conoscenza, hanno affrontato nel 6 agosto del 1723 questa avventura per la costruzione di questo edificio con l'ausilio dell'ingegnere Vito Valentino della città di Bitonto, il quale ha progettato questo edificio e soprattutto partendo dal chiostro che noi in questo momento stiamo inaugurando. Perché partiamo da questo chiostro? Perché questo chiostro, che ha questa forma quadrata, rappresenta simbolicamente la materia e attraverso l'applicazione della geometria sacra si spiritualizza la materia. Cosa vuol dire si spiritualizza? Si rende aureo questo posto, si rende armonico questo posto, per cui le suore che dovevano vivere in questo posto dovevano vivere in un luogo armonico. E questa la dice lunga perché questa è una tradizione di spiritualità molto antica che risale dagli antichi egizi, agli antichi greci e anche agli antichi romani. Quindi è un percorso di tradizione molto antica che loro sapientemente hanno dovuto, diciamo, utilizzare. Si parte con questo blocco che è al lato, diciamo, che costeggia per i molesi via Oberna, è stato dato inizio il 6 agosto del 1723 e completato nel 1730. Dopodiché si parte con la costruzione del secondo blocco, quello a Maestrana, a Scirocco, dove si costruisce fino al 1735. Dopodiché si pensa, l'ingegnere Vito Valentino pensa di costruire, di pensare a una chiesa. A dire la verità, già la prima chiesa era stata già inserita nel primo progetto, però quella chiesa non soddisfaceva le esigenze delle monache. Per quale motivo? In pratica noi dobbiamo capire un fatto molto importante. Si costruisce un edificio in maniera aurea, che in quel periodo, il periodo in cui c'era in pieno la Controriforma, molte volte in quel periodo la Chiesa non consentiva, diciamo, appieno determinate cose, per cui le suore, diciamo, che erano molto forti, molto tenaci, erano forti e tenaci, e con la bellezza della preghiera continuavano il loro pensiero e con
la sapienza e con la conoscenza dovevano portare a termine questo progetto. Tant'è vero che si pensa a una chiesa proprio in quel posto dove si dà una tipologia sferica. Questa tipologia sferica non è altro proprio che il simbolismo della spiritualizzazione della materia. Dopodiché scompare questo ingegner Vito Valentino di Bitondo e subentra l'architetto Giuseppe Maria Sforza della città di Bari, il quale contribuisce a edificare il terzo quarto di lotto del monastero, e dopodiché pure lui dà un'idea di chiesa, però questa chiesa mantiene sempre questa sfericità, però nello stesso tempo non soddisfa appieno le esigenze delle suore. Tant'è vero che nel momento in cui si costruisce, si dà inizio a questa chiesa, nel 1785 compare l'architetto Vincenzo Ruffo, il quale, grande personaggio, grande teorico dell'architettura, allievo del Vanvitelli, vi voglio ricordare che lui è stato un trattatista, ha pubblicato libri tipo quello sul bello filosofico, il bello filosofico, sull'architettura civile e sull'abbellimento della città di Napoli. Quindi si spazia dalla filosofia, dalla storia dell'architettura e anche dall'urbanistica. Chiaramente questa idea che lui dà di chiesa è proprio l'idea del Tempio. Perché? Perché soddisfa pieno proprio il pensiero di San Francesco. Perché San Francesco sosteneva che i frati o le suore di clausura dovevano possedere una casa Tempio, cioè loro dovevano vivere proprio nel Tempio. Per cui solo le caratteristiche di auricità potevano consentire questo. Tant'è vero, qual è l'aspetto curioso? Che il Ruffo riesce a sintetizzare in quella chiesa tutta la filosofia, il concetto essenziale di spiritualità dell'intero edificio, proprio in quella chiesa, diciamo portandolo con il migliore esempio di architettura. Però la cosa curiosa qual è? Che i progetti storici che ho visionato sono molto contraddittori, proprio in virtù del fatto che nel 1723 c'era questa controriforma, cioè vale a dire che in pianta tutto funzionava alla perfezione, in alzato invece era tutto sproporzionato. Noi avevamo una facciata di un barocco esageratissimo che non, qualcuno dice, non ci azzeccava proprio niente con il tipo di architettura o con la spiritualità delle suore di Santa Chiara, e soprattutto i piani non erano due ma erano tre. Invece loro hanno mantenuto questo tipo di altezza. Questo tipo di altezza è proprio l'altezza giusta che rende aureo questo tipo di posto, come con la stessa regola in cui gli egiziani, gli antichi egizi, hanno edificato le piramidi. Quindi ci sono delle proporzioni completamente perfette. Infatti io che ho verificato la geometria sacra su questa pianta storica, è impressionante come da un lato si mette in evidenza la spiritualità del pensiero spirituale di San Francesco e delle sue di Santa Chiara, però dall'altro lato di chi si occupa di progettazione architettonica è strabiliante il fatto che viene fuori il progetto, cioè dalla geometria viene fuori questo tipo di progetto. Grazie. Volevo soltanto concludere dicendo soltanto queste due parole, che perché ci sarebbe tanto da dire, che nel maggio del 1788 le suore completano questo edificio. Hanno impiegato 65 anni di sacrifici in onore e gloria al grande architetto.